cielo e la terra passeranno, ma non passerà la mia parola. È un punto certo per quelli che credono. La sua parola, che non è soltanto il contenuto delle cose che ci ha detto, non è soltanto il valore delle cose che ci ha insegnato, perché generalmente quando noi siamo di fronte ad un'affermazione come questa siamo indotti a interpretarla così come ci è stata annunciata. Non passerà la sua parola, non passerà il Vangelo. Sì, nessuno, neppure uno iota di quello che lui ha detto, una piccola virgola passerà, no. Ma c'è una cosa in più. Quando lui dice neppure tutto passerà ma non la mia parola, è come se dicesse la mia parola, la parola che ho dato a voi, la parola che io so mantenere, la parola che vi dà la speranza oltre. Tutto passerà, quella resterà. Vedete, abbiamo pregato insieme con un salmo bellissimo, Ciro ci ha aiutato a cantarlo, proteggimi Dio, in te mi rifugio, il Salmo 15. È una straordinaria storia di abbandono, di certezza che quella parola che lui ci ha dato è una parola che non verrà mai meno. Non esclude questo percorso che il Salmo ci presenta, il dolore, la sofferenza, la sconfitta, la delusione. Non lo esclude perché fa parte del nostro bagaglio e della nostra storia. Ma è come se affermasse con certezza, tutto passerà, ma io ho ricevuto la parola di Dio, la parola nel suo Figlio. Il Signore è mio calice, è mia eredità, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre dinanzi a me il Signore e per questo non posso vacillare. Per questo gioisce il mio cuore, per questo esulta la mia anima, perché il mio corpo riposa al sicuro. Sta parlando della vita, anche con la drammaticità di doverne accettare la conclusione, la fine, perché lui non abbandonerà la mia vita agli inferi, non lascerai che il tuo fedele veda la corruzione, tu mi indicherai il sentiero della vita e alla tua presenza ci sarà una dolcezza senza fine. Cioè io posso contare su di te, perché la tua parola è una parola seria, è una parola che non inganna, non è come le altre parole che hanno promesso e sono venute meno. Se io vi chiedessi per un istante, fermatevi per un istante, rispondete poi con il vostro cuore, provate soltanto a dirmi che differenza esiste tra credere e avere fede. Cosa significa dire io credo e cosa significa invece dire io ho fede? Molto spesso noi li abbiamo trasformati in sinonimi, per questo abbiamo in qualche modo perso la fragranza della parola, la straordinaria provocazione che ci viene da quello che il Signore ci dice. Io credo sta a descrivere il bagaglio di tutto ciò che intellettualmente io ricevo e lo accetto. I riti, le tradizioni, la cultura, l'avvenimento cristiano, lo faccio mio e ci credo. Credo che esista Dio, sì, certo. Credo che esista un'altra vita, sì, certo. Credo che Gesù è venuto nel mondo e ha detto cose serie che sono accettabili, sì, certo. Ma credere di per sé stesso, nella natura stessa affettiva e intellettuale, non compie un salto, che è quello decisivo. Che dice io di tutto questo mi fido, cioè io mi fido di Dio, non soltanto accetto intellettualmente che Lui esista, non soltanto ritengo, e già questo è un grosso passo in avanti, che Gesù è suo Figlio e che il suo Vangelo ha e dà speranza, no, io ci punto, io dedico la mia, io mi abbandono in Dio. Per assurdo, io potrei non avere tutto il bagaglio intellettuale, non avere tutti i riti, non avere tutte le liturgie, tutta la teologia e fidarmi di Dio. Quello basterebbe. Per assurdo. Perché è quell'abbandono che rende la mia vita diversa,
che la colloca e la fa interpretare in maniera diversa. C'è una scena bellissima nella vita di Bernadette Soubirous, che tutti quanti avete conosciuto, perlomeno per sapere che è quella grande piccola donna che ha avuto la visione a Lourdes. E quando, dopo che erano successi tutti i fatti, Bernadette si ritira in clausura, proprio per evitare qualsiasi manipolazione o fraintendimento o strumentalizzazione della sua visione, le viene affidato di tutto e di più in clausura, anche i lavori più umili, quasi per poterla provare. La sua monaca maestra, quella che la deve dirigere nel suo percorso, è una donna severa, estremamente severa, una donna che vive ogni giorno il suo rapporto con Dio con una straordinaria tensione di significato, e per questo vuole provare la sua discepola, dandole i lavori ma veramente più umilianti. E Bernadette non rifiuta mai di farli, si abbandona in maniera totale alla sua maestra. Lavare per terra, pulire tutte le cose più delicate e nello stesso tempo indelicate. E lei sempre con un sorriso sulle labbra. A un certo punto la maestra, la monaca maestra, si indispettisce dopo molto tempo, vedendo sempre il sorriso sulle labbra di Bernadette, e le dice: vorrei capire quando la smetterai di farci credere che tu hai visto e noi non avremmo visto, che tu hai potuto godere della visione della Beatissima Madre e noi no. Cosa avresti avuto tu di più di me per poter vedere la Madonna? Io ogni giorno prego, i miei occhi sono ormai secchi per aver dato tutte le mie lacrime alla croce e a Maria, per poter avere soltanto un istante la certezza che ho solo nel cuore, che è quello che credo sia vero. Perché dovrebbe il Signore mostrarti a te e non a me? E Bernadette, guardando, dice: non lo so, io sono ignorante, vengo da famiglia umile, non sono come lei, signora, che ha tale meriti e tale discendenza. Io no, io sono una, non lo so, dovrebbe chiederlo a loro, ma io non lo so. Ma che io l'abbia vista, l'ho visto. Allora la maestra dice: dammi una sola prova, dammi una sola prova che tu ti fidi, che tu sei quella che può essere creduta per quello che davvero dice. Dice: ma io non ho prove, la mia vita è questa. E la maestra sta per andarsene quando Bernadette, anche lei, ritorna sui suoi passi e dice: forse sì, forse qualche cosa posso mostrarti, non so se può bastare. Alza la sua tonaca e sul piede, la gamba sinistra, mostra l'osso aperto, cioè non c'era più carne, era un tumore che gli aveva maciullato completamente la carne, e dice subito: non so se questo basta. E la monaca, la maestra, incomincia a capire che la fede era diverso dal credere. Lei credeva in Dio, Bernadette si fidava, benché la sua sofferenza e la sua prova non aveva mai dato segno che era compromessa in tal modo dalla sofferenza, perché si era abbandonato completamente in Dio. Capisco che la storia di Bernadette è una storia singolare, ma è una storia che io leggo continuamente tra i miei fedeli, tra la mia gente, tra i miei fratelli. Ci sta tanta gente semplice che, benché provata e provata profondamente, non ha tutti gli elementi per dire perché crede, ma si fida di Dio, si fida in ogni caso, si fida sempre, si abbandona a Lui, perché Lui è il nostro rifugio, perché se anche andassimo per valle tenebrosa, Lui è la nostra forza.
Questa premessa di questo ragionamento, una lunga premessa che abbiamo fatto, è per cogliere quello che Gesù ci sta dicendo. Noi siamo alla fine dell'anno liturgico, domenica prossima sarà festa di Cristo Re dell'Universo e con quello chiuderemo un anno di preghiera, ci prepareremo con l'Avvento al Natale. Ed è ovvio che il discorso, mentre si avvicina alla chiusura, si fa un discorso apocalittico che elabora la fine, in qualche modo provoca a ragionare sulla fine, la fine della storia, quella universale, la fine nostra, che prima o poi arriverà. E sembra che a noi credenti ricordi e rimandi continuamente la necessità di avere due atteggiamenti che non possono essere se non continuamente confortati dalla fede. Per chi ha fede, dinanzi alla fine, comunque essa sia, ha due atteggiamenti. Quello della vigilanza e della speranza. Vedete, io capisco che ogni tanto ci sta qualcuno che si alza e dice mo viene la fine del mondo, e anche noi in questo 2012 abbiamo avuto una preparazione remota a sapere che il 12-12-2012 sarebbe stata la fine del mondo. I Maya così avrebbero detto, poi dopo si sono ricreduti e hanno detto ma non è vero che hanno detto questo. Forse i Maya volevano dire forse dovreste finirla con questo modo di vivere il mondo, forse probabilmente dice superate questa modalità di vivere, vabbè, ma tutte le interpretazioni possono essere. Ogni anno, ogni secolo, ogni millennio ci sta una fine del mondo prossima, anche se i segni sono terribili in ogni anno e mai come in questo nostro anno ne abbiamo avuto di tutte e di più: alluvioni, terremoti, guerre, carestie, più, cioè il libro sacro non sarebbe stato così bravo se avesse letto la cronaca di questo anno, ce ne sono di tutte e di più. Tuttavia la Sacra Scrittura mette nel cuore del credente un atteggiamento: quando capitano tutte queste cose, alzate gli occhi. È bellissima come esposizione, no? Come capacità di intendere il tempo, anche quando il tempo sembra essere negativo. Quando vedete che tutto questo sta avvenendo, alzate gli occhi. E io sto venendo. Ma è bellissimo. Cioè, che cos'è la fede? Se non volersi congiungere con il Signore, sapere che in Lui è la forza, che Lui è il coraggio, che Lui è la speranza, che Lui è la certezza. Se credere, e io mi accontento del credere, significa che io accetto per le mie sicurezze. Ma se io mi fido, quando io alzo gli occhi e vedo il Signore, e so che questo mi aspetta, niente mi turba, niente mi spaventa. Ecco perché il cristiano è vigile nel senso positivo del termine, perché sa che alla fine prima o poi arriverà la nostra. E siccome è vigile non con le mani vuote, sa che siccome la fine arriva, vorrebbe il Padre Eterno arrivare e trovarci pronti. E per essere pronti significa morire quando dobbiamo morire, morire quando moriremo, non morire prima della morte. Dice, che significa morire? Significa che tu puoi morire prima della morte, prima che arriva la morte fisica. Muori alla speranza, muori all'amore, muori alla giustizia, muori alla pace, muori alla concordia, muori alla capacità positiva di vivere il tempo che ha, perché è uno spazio che ti è concesso. Tu già sei morto prima. Allora lui dice, fatevi trovare vivi quando arrivo, perlomeno siate vigilanti. La seconda: nutrendo ogni giorno di speranza con una nuova visione. Certo, tempo di crisi, di difficoltà, momenti difficili, sovvertimenti in tutti i posti, in casa e fuori casa, ma da passare nottata. La nottata passerà e la passeremo se tutti quanti insieme azioneremo un nuovo meccanismo, che è il meccanismo della speranza, da costruire insieme con nuovi valori, con nuova capacità, con nuovo esercizio di giustizia e di pace. Le chiese sono piene, quelle che sono rimaste piene di gente che crede, sono assolutamente anemiche di fede. La fede è saper contare su Dio, contare su di Lui, su uno più forte, sapere che grazie al suo aiuto e al suo amore io non sono perso. Mai. Io non sono perso. Mai.
che ogni notte in lui sarà rischiarato il nuovo giorno. Ecco perché è bene continuare ognuno di noi a mettere nuova linfa nella nostra capacità di credere, ma fare esperienza continua di abbandono. E basta poco, e chiudo. Se ogni tanto, di fronte a una difficoltà, di fronte a un problema, di fronte alla morte quotidiana che ognuno di noi deve sperimentare per i suoi fallimenti e le sue cadute, riesce a dire: Signore, io ti amo, mi abbandono in te, solo in te riposa l'anima mia. Ogni volta, in ogni tempo, in ogni occasione, in te, Signore, ho fiducia, in te mi abbandono, in te so che avrò la risposta alla mia sofferenza. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio.